Ciao a tutti, bentornati al nostro appuntamento con i laboratori digitali del PAC. Oggi vi spoilerò subito di cosa parliamo e che cosa ci serve per il laboratorio. Le mani. Parliamo di impronte, perché entrambi questi artisti hanno usato in modo molto diverso però le impronte nella loro opera d'arte. Allora, iniziamo da Piero Manzoni. Questa mostra non è stata fatta al PAC, però vi volevo fare vedere un suo ritratto. Ecco, io faccio sempre vedere gli artisti, magari lo ingrandiamo un pochino qua così lo vedete meglio, perché ho scelto un suo ritratto dove lui è in cima a una sua opera, che si chiama La base magica. Vedete che c'è una specie di piedistallo. Allora, l'opera è proprio il piedistallo. E la base magica perché? Perché chiunque sale su questo piedistallo diventa un'opera d'arte, una scultura. E in questo caso lui sta facendo l'opera d'arte. Allora, questo per farvi capire un po' il suo lavoro. Allora, prima di arrivare alle impronte, che sono il vero tema di oggi, vi voglio far vedere un'altra sua opera, così capite come lavorava e qual era il suo approccio all'arte. Allora, io vi faccio vedere prima questa foto. Queste opere si chiamano fiato d'artista, ma per capirle dovete vedere questa immagine qua, questo palloncino rosso, lo vedete? Perché questo è ciò che rimane di quest'opera. Allora, fiato d'artista perché Piero Manzoni vendeva proprio dei palloncini gonfiati col suo fiato, cioè con il fiato d'artista. Quindi non stava vendendo un'opera tradizionale come ce la possiamo immaginare, ma stava vendendo un pochino dell'artista, cioè le mie opere sono un pochino di me, quindi io vendo il fiato d'artista. Qui c'era anche molta ironia nel suo lavoro, molto gioco e anche un po' di provocazione. Adesso vi faccio vedere le impronte digitali. Vedete, usava le impronte digitali un po' come il fiato d'artista, cioè in questo caso ha timbrato delle uova sode con la sua impronta digitale, era un po' la firma per dire queste uova sode le ho fatte io, sono la mia opera. E è andato anche molto fiero che durante questa mostra ha distribuito un sacco di uova sode e in 70 minuti tutte le opere sono state mangiate. Per diventar grande anche 4 dozzine di uova mangiavo ogni dì. Era molto divertito di questa cosa. Vedete che modo diverso di rapportarsi all'arte. Ovviamente l'arte contemporanea ormai sarete abituati o vi starete abituando a vedere approcci diversi da parte di diversi artisti. Allora, detto questo, vediamo altre impronte. Ecco qua, anche queste sono state una serie di sue opere. L'impronta del pollice destro e l'impronta del pollice sinistro. Allora, quando lui vendeva queste opere, le vendeva con il certificato di autenticità. Pensate che è anche arrivato a firmare le sue modelle però vive delle persone, come se fossero delle sculture viventi. Invece di qua, vediamo già sulla copertina di questa mostra, che è stata fatta al PAC, questa strana forma, guardate che bella. Questa è l'impronta del pugno. Quando noi timbriamo il pugno non viene tondo, ci ho provato tante volte, viene così. Allora, Richard Long al PAC ha fatto una mostra con un artista indiano insieme che si chiama Jivya Sumamase, non so, adesso mi metteranno sotto, non lo so l'indiano come si pronuncia. Jivya Sumamase. Quindi, vi faccio vedere la foto di entrambi. Eccola qua. Allora, Richard Long è inglese, è il signore che vedete a destra, che era altissimo, e l'artista indiano più piccolino di fianco a sinistra. Io volevo farvi vedere alcune opere di Richard Long che non ci sono qua, ma sono state scattate le fotografie al PAC durante la mostra, quindi ve le faccio vedere qui. Volevo farvi vedere, vedete questo circolo di pietre, bello, grande, bellissimo. Allora, io ho avuto la fortuna anche qui di partecipare, di aiutarlo e di lavare tutte le pietre. Allora, lui lavora con i materiali naturali, prevalentemente con le pietre che trova nel luogo dove fa la mostra. Quindi al PAC queste pietre si chiamano San Pietrini, sono delle pietre di Milano che ci sono sul pavé per le strade, in alcune strade di Milano. E poi usa tantissimo anche per dipingere un altro materiale super naturale, che è il fango. Wow! Io oggi paciugo con il fango, poi chi di voi vuole seguirmi con l'argilla nella fattispecie? Non è che sono andata a prendere il fango giù, ho comprato dell'argilla, poi lo vedrete. Quindi anche lui usa le mani, ma non per firmare, usa le mani perché è il suo contatto diretto con la natura, cioè quindi usa un materiale naturale e usa il suo corpo per dipingere. Infatti adesso vi faccio vedere per esempio un suo hand circle, cioè un cerchio fatto con le sue mani, guardate qua che splendore. E questo è proprio fango, lui prende l'argilla,
di colori diversi. Infatti vi farò vedere una terza e ultima foto del pack, perché sui muri del pack ha fatto questi mud painting. Mud sta per proprio fango. Il fango ha colori diversi, l'argilla ha colori diversi, più rossa, più bianca. Quindi lui, laddove era chiara, dipinge la parete di nero per creare il contrasto. Dove invece l'argilla è scura, la dipinge, la usa anche sulla parete bianca. Infatti volevo farvi vedere queste immagini del pack e dei lavori che aveva fatto lì. Ovviamente, purtroppo, questi lavori, quando è finita la mostra, sono stati cancellati, perché erano sulla parete, quindi sono lavori, si dice, effimeri, che non esistono più. Allora, adesso abbiamo visto questi due artisti. Abbiamo visto che entrambi hanno usato le loro mani, ma in modo molto diverso. L'impronta digitale di Piero Manzoni era la sua firma, quindi solo lui aveva questa impronta digitale e l'obiettivo era proprio quello. Per Richard Long invece la mano è proprio un'estensione del corpo per lavorare con materiale naturale, addirittura anche nella natura. Infatti lui è uno dei maggiori esponenti della land art, di cui però vi parlerà il nostro esperto. Visto che abbiamo l'esperto, lasciamo parlare lui, sentiamo che cos'è. La land art è una forma d'arte contemporanea dove l'artista va a utilizzare il paesaggio naturale per creare opere d'arte. Ovviamente l'artista va a utilizzare materiali naturali come rocce, terreno o alberi per fare in modo che queste opere comunque si possano degradare col tempo, risultando essere effimere. Ok, siete pronti per paciugare un po' con le vostre mani, con il fango e coi colori? Io sì. Partiamo, vi faccio vedere i materiali che servono oggi. Allora, materiale occorrente, per chi ce l'ha, per fare un omaggio a Richard Long, argilla, che in genere però ha questo colore qua, io l'ho trovata anche rossa, e l'argilla va diluita nell'acqua e resa più morbida, perché in genere è più solida quella da modellare. Però questa, se non ce l'avete, possiamo usare le tempere del colore che avete in casa. Io userò anche della china nera, forse è meglio che voi usiate la tempera nera perché macchia molto, viene bene ma un po' macchia, quindi avvisati. Però per usare le tempere e la china, un piattino o due piattini di plastica, anche quelli riutilizzateli tante volte, oppure prendete la plastica, quella biodegradabile, e una spugnetta umida. Questa serve per far bene le impronte, perché sennò viene un paciugo, la spugnetta serve proprio per assorbire il colore. E poi ovviamente della carta, dello scottex, dei tovagliolini, uno straccino per pulirsi le dita tra un colore e l'altro. Io direi che questo è sufficiente. Le mani, non dobbiamo dimenticarle. Le mani che sono i nostri pennelli di oggi. Eccoci, allora oggi niente pennelli, niente spugnette, usiamo solo le mani, però ci sono delle istruzioni per l'uso. Come possiamo timbrare? Innanzitutto con i polpastrelli, per esempio il pollice, poi io vi consiglio di tenere anche un fogliettino se volete fare delle prove, un fogliettino da combattimento come dico io, che poi potete buttare via. Quindi pollice è grande, se io ho bisogno per il mio disegno un polpastrello più piccino, posso prenderne un altro, addirittura il mignolino è ancora più piccolo, oppure usarlo di punta così, guardate. Uso il polpastrello di punta e vengono dei puntini perfetti. Ma non ci sono solo i polpastrelli, c'è anche il pugnetto, per esempio, che io posso usare. Quindi lo imbevo bene e vediamo un po' cosa viene. Voilà! Esattamente come quello che vi ho fatto vedere sul catalogo di Richard Long. Guardate che bello! Queste sono delle forme che noi poi possiamo usare per comporre dei disegni. Per esempio questa è venuta male, fa niente, io ci ripasso sopra, timbro meglio. Eccolo qua. Poi c'è ovviamente la mano tutta intera, che è il massimo del divertimento. Quindi la mano. Voilà! Quindi guardate quante forme io posso usare per inventare i miei disegni di impronta. Posso usare la mano e posso usarla in tutte le direzioni. Posso usare il pugno, posso usare tutti i polpastrelli. Poi volendo uno può usare i piedi, le orecchie, quello che vuole, ma lì a discrezione vostra. Adesso volevo farvi un esempio di magari animali che posso fare con queste impronte. Volevo provare a fare insieme a voi un polipetto. Guardate, uso la mano in questo modo,
il polipo, come voi mi insegnate, ha 8 zampe, che si chiama anche octopus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Wow! Adesso gli manca la testina, allora provo a farla col pugno. E posso anche andare sopra, vedete, più volte, per farlo un pochino più scuro. Voilà! Lo facciamo un po' più cicciottello qui. Vi piace il mio polipetto? Allora, con questo gioco potete veramente inventare tantissimi animali diversi. Il mio consiglio è: partite da un timbro, lo guardate bene e dite cosa mi sembra questo timbro, come è successo a me con il polipo. Sembra un polipo, sembra un pavone, per esempio, anche, no, se io parto da questa forma qui e poi gli metto dietro una coda, potrei fare un pavone. Quindi voi giocate, sperimentate, partite proprio dal timbro sia del polpastrello che della mano, cambiate la direzione nel foglio e quello che vi sembra trasformatelo nell'animale che vi sembra, nel paesaggio. Vengono benissimo anche le piante. Vi faccio un ultimo esempio, poi lascio la vostra fantasia perché non voglio condizionarvi troppo. Guardate, possono essere delle alghe, delle piante. È divertentissimo. Io sto usando il nero perché col nero si vedono bene le impronte. Vi consiglio, magari fate una base di disegno nera e poi potete inserire qua e là un po' di colore per dargli un po' di vivacità e di guizzo frizzo. Dopo vedrete quello che ho fatto io. Buon lavoro allora, pronti? Via! Ecco, è venuto un ciliegio in fiore. Adesso, come faceva Manzoni, però lo voglio firmare e come firma metterò la mia impronta digitale. Voilà, di Marta. Userò l'argilla, perché farò questo omaggio a Richard Long, e la uso su sfondo nero, in modo che contrasti di più. Quindi partiamo con il paciugo d'argilla. Via! Eccoci, oggi vi ho fatto fare uno dei laboratori che io preferisco, quelli paciugoni, come li chiamo io, dove ci si sporcano un po' le mani, infatti sono ancora un po' macchiate, devo lavarle meglio. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, innanzitutto abbiamo usato le mani per dipingere, abbiamo fatto un omaggio a Richard Long, eccolo lì, quindi paciugando con il fango, che è molto divertente, con l'argilla, se si può fare, se no lo fate anche con la tempera, va bene lo stesso. E poi invece una libera interpretazione delle mie impronte, dell'uso delle impronte, prendendo spunto anche dall'altro artista Piero Manzoni, che abbiamo visto entrambi usano le impronte, anche se con scopi molto diversi. Io sono sicura che voi avete inventato delle cose fantastiche, animali, animaletti, montagne, mari, e sono curiosa di vederlo. Se me lo mandate io vi ridò la mia mail, didattica@pacmilano.it. Io vi aspetto ancora settimana prossima. Ciao!